Buon inizio settimana con ex cattedra, pillole quotidiane dedicate al calcio Foggia 1920. Dunque, diciamolo subito, non è stato il miglior Foggia, quello che è andato in onda ieri in prima serata contro la Gelbison. Non è stato il Foggia che avevamo ammirato nelle ultime due o tre settimane, che avevano permesso alla formazione di Gallo di risalire fino al quarto posto fisiologico. Primo perché vincere due gare consecutive in casa è statisticamente provato che è assai complicato e complesso, e poi perché, ma questo lo avevamo messo in preventivo, giocare tre gare in una settimana comporta anche un dispendio psicofisico rispetto al quale non tutte le squadre poi riescono a dare il meglio di loro stesse. Il Foggia non è il Catanzaro, nel senso che non ha praticamente due squadre che fra di loro possono tranquillamente integrarsi. Sappiamo, ne abbiamo ampiamente parlato, questa è una rosa che andava rimpolpata, rimpinguata ulteriormente durante la fase di mercato di gennaio, la finestra di gennaio. Questo non è avvenuto, riprova ne sia il fatto che le uscite sono state superiori alle entrate, anche perché il club lo aveva detto in maniera dichiarata, puntava a ridurre il monte ingaggi. Sta di fatto però, insomma, che il Foggia adesso così com'è è forse un attimino ridotto troppo numericamente, e questo non depone in favore della formazione rossoliera, anche perché ci sono degli obiettivi importanti da perseguire nel corso della stagione. Un 1-1 che comunque il Foggia deve tenersi stretto, non fosse altro perché gli consente di mantenere salda la quarta posizione in classifica, anche se alle spalle AZ Picerno e Pescara, che ieri hanno vinto, si sono rifatte sotto e sono praticamente lì soltanto ad un tiro di schioppo. Bisogna tenere altissima la concentrazione. I prossimi 10 giorni sono importanti in casa rossonera, però nel frattempo godiamoci l'ennesima perla di Alessandro Garattoni, che con il gol di ieri è salito a quota 6 e diventa il bomber scelto del Foggia, il difensore più prolifico di tutta la Serie C. Questo vorrà significare qualcosa, e per Garattoni la festa è stata doppia, anche perché saprete, proprio ieri il club ha ufficializzato che il laterale ha prolungato con il club rossonero fino al 30 giugno del 2025. Ci auguriamo che questo rinnovo sia un segnale chiaro di progettazione, di programmazione per il futuro, e non che magari poi il giocatore nel prossimo mercato diventi, come dire, oggetto di desiderio di qualche club. Saprete che su tutti c'è il Venezia che fa una corte spietata al giocatore, ma adesso siamo distanti da quel momento. Guardiamo quella che è l'attualità e concentriamoci, come dicevo, su questi prossimi 10 giorni, con due impegni all'orizzonte che sono significativi per il Foggia. Sabato prossimo, nell'anticipo, i rossoneri saranno di scena allo Scida di Crotone contro il Crotone, appunto, che è la seconda forza del campionato. Un test molto significativo per capire anche qual è la reale consistenza del Foggia di Fabio Gallo. E poi mercoledì prossimo, la madre di tutte le gare, gara 2 del ritorno di semifinale di Coppa Italia, ad Alessandria c'è in palio la qualificazione alla finalissima. Evidentemente quello è un appuntamento al quale il Foggia guarda con grande interesse, ma di questi due prossimi appuntamenti torneremo a parlare in maniera diffusa nel corso della settimana. Ciao.